I due hanno ufficializzato la loro partecipazione alle edizioni 2018 di Temptation Island, il reality di Canale 5 che mette alla prova le coppie. Nonostante il programma pomeridiano Uomini e Donne sia terminato da poche settimane, i fan hanno la possibilità di seguire sui social gli sviluppi delle vicende sentimentali delle coppie che sono nate davanti alle telecamere. Purtroppo nelle ultime ore l'ex tronista Nicolò Brigante ha comunicato la fine della sua storia d'amore con la corteggiatrice Virginia Stablun. Non c'è stato alcun tradimento, ma semplicemente non è scattata la scintilla che avrebbe dovuto alimentare il loro rapporto. La coppia era in fase di trattativa per partecipare alla prossima edizione di Temptation Island perché speravano di poter risolvere i loro problemi partecipando al reality di Canale 5 che partirà nel mese di luglio. Purtroppo le cose sono andate diversamente per il dispiacere del fedele pubblico di Maria De Filippi, che tuttavia avrà modo di appassionarsi alle avventure di un'altra coppia formatasi negli studi di UED. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ufficializzati come partecipanti dell'Isola delle Tentazioni. Ida vuole capire se Riccardo è la persona giusta. Il loro amore è nato durante il trono over di UED. All'inizio Ida voleva approfondire la conoscenza di altre persone, come Sosse Aruta, mentre Riccardo ha preteso l'esclusiva. La sua breve frequentazione con la personal trainer Antonella ha fatto ingelosire Ida al punto tale da non voler sentire più nessuno e tante sono state le liti e le incomprensioni, ma nessuno dei due ha mai gettato la spugna. Attualmente sono felicemente fidanzati, se da diversi giorni non sono attivi su social, da poche ore è arrivata la conferma della loro partecipazione al reality. Ida ha spiegato cosa l'abbia spinta a intraprendere questa nuova avventura televisiva. Sono follemente innamorata di Riccardo, partecipo a Temptation Island perché ho una grandissima responsabilità, ossia mio figlio, e voglio capire se lui è la persona giusta. Venerdì 15 giugno hanno avuto inizio le registrazioni e i due trascorreranno circa 3 settimane in aree diverse del villaggio turistico His Morus Relais in compagnia di tentatori e tentatrici. Riuscirà anche stavolta a trionfare l'amore? I tentatori ufficiali di Temptation Island 2018. Tra i vari tentatori ci sono alcuni già noti al pubblico italiano e uno di questi è Gianfranco Onestini, ossia il fratello del più noto ex tronista Luca. Quest'ultimo è attualmente fidanzato con Ivana Mrazova che ha conosciuto grazie al grande fratello VIP. Anche Michael Perlizzi, figlio dell'ex naufrago Franco, metterà a dura prova le fidanzate con il suo fascino. Per quanto riguarda le tentatrici non si hanno ancora notizie certe, ma nei prossimi giorni, dopo le prime registrazioni, se ne saprà certamente di più.